Buon pomeriggio a tutti, siamo in collegamento, l'avete visto, con il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Buon pomeriggio, grazie del collegamento. Buon pomeriggio a voi. Allora, il tema di questo spazio di approfondimento è un mese di guerra in Medio Oriente, dal blitz, dall'attentato di Hamas fino all'antisemitismo con cui abbiamo a che fare un po' tutti i giorni. Arrivano notizie continue, insomma, da varie parti d'Europa e anche dall'Italia. Allora, volevo analizzare con lei, Presidente, proprio la situazione, soprattutto qui da noi a Trieste, che ha una delle comunità più importanti ebraiche in Italia e in Europa. Ma guardi, bisogna fare una premessa, che è questa. Dopo un mese dal gravissimo attacco di Hamas nel cuore di Israele, provocando più di 1500 morti, con rapimenti di 250 persone che sono tenute oggi prigioniere probabilmente nei sotterranei di Hamas nella striscia di Gaza, l'opinione pubblica, che è stata solidale per qualche giorno nei confronti di Israele, improvvisamente è stata portata, anche con un lavoro sapiente dei media, anche italiani, ad assumere un atteggiamento sostanzialmente e radicalmente anti-israeliano. Naturalmente c'è sempre questo tentativo di distinguere tra sionisti e israeliani, per cui apparentemente non c'è un antiebraismo, ma c'è un atteggiamento critico nei confronti del governo israeliano, della sua azione militare oggi in corso nella striscia di Gaza. Ecco, questa è una questione che va profondamente esaminata. Io personalmente ritengo che la guerra che sta conducendo Israele a Gaza è una guerra totalmente legittima. Teniamo presente che oggi sotto scacco di Hamas c'è prima di tutto la popolazione della striscia di Gaza, la popolazione palestinese a Gaza. I recenti sondaggi dicono che oggi nella striscia di Gaza Hamas potrebbe avere il consenso di 1 su 5 degli abitanti della striscia, quindi è un potere assoluto, militare, totalitario, islamista, che tiene sotto scacco la popolazione di quel pezzetto di terra che è ai confini con Israele e con la West Bank, cioè con i territori controllati dall'autorità nazionale palestinese. Bene, oggi Israele viene accusata di genocidio, l'ONU ha svelato tutta la sua difficoltà a rappresentare il mondo per così com'è, oppure lo rappresenta bene il mondo così com'è, cioè l'ONU è dominato sostanzialmente ormai da paesi antidemocratici. Se pensate che l'Agenzia per i diritti umani dell'ONU oggi è diretta da un iraniano, questo la dice tutta, sapendo quali sono le tragedie che vivono le giovani iraniane solo per non mettersi in modo scomposto il velo sulla testa. Vengono uccise, imprigionate. L'Iran è in qualche modo il regista di tutta questa operazione, che ha come obiettivo fondamentale dichiarato l'eliminazione della carta geografica dello Stato di Israele. Quindi questa guerra è una guerra legittima, che nasce dalla necessità di garantire la sopravvivenza dello Stato di Israele. Poi naturalmente, quando c'è una guerra, ed è una guerra combattuta anche con atteggiamenti straordinariamente diversi dal passato, dalle guerre tragiche che abbiamo conosciuto, perché Israele avverte la popolazione dove colpirà, chiede alla popolazione di abbandonare il teatro di battaglia e di andare nella striscia di Gaza Sud per evitare vittime civili, ma queste vengono tenute in ostaggio da Hamas, per cui ogni giorno sentiamo una contabilità dei morti, soprattutto ricordatevi le centinaia di bambini che vengono così raccontati, proprio per suscitare un'ira, un astio, un odio nei confronti di Israele e degli ebrei. Questo come conseguenza lo svelamento
dell'antisemitismo che da tempo serpeggia in Europa, in Francia in particolare, ma non è un caso perché la Francia, insomma, ha una componente islamica molto forte, certo. Anche gli islamici di terza generazione oggi sono i più ostili nei confronti prima di tutto della Francia istituzionale, ricordiamoci tutte le rivolte delle bandiere eccetera, quindi c'è una componente antioccidentale che trova la sua contingente applicazione nei confronti della guerra, dell'odio nei confronti di Israele. L'antisemitismo, oggi c'è un giornale, lo cito, Il Foglio, che mette nella sua prima pagina tutti gli episodi che ci sono stati, in questi gravi episodi di antisemitismo che ci sono stati in Europa anche, e anche in Italia. Se pensiamo che oggi all'Università di Napoli un gruppo di deficienti ha occupato, sono una ventina, hanno occupato l'Università di Napoli in nome della solidarietà con Israele, con i palestinesi e quindi contro Israele, e ci sono stati una serie di episodi anche qui nella nostra regione, noi che abbiamo proiettato la bandiera di Israele sul palazzo di Confindustria, abbiamo visto la nostra facciata imbrattata di vernice rossa, che noi abbiamo lasciato lì come segno di una stella di Davide che sanguina, e abbiamo il giorno dopo appeso anche una grande bandiera in modo che si veda anche di giorno, tanto per manifestare la nostra fedeltà e sostegno assoluto alla causa degli ebrei e di Israele. Io stesso incontrerò nei prossimi giorni, può essere consultato con l'Associazione Italia-Israele di Trieste, incontrerò il presidente della comunità israeliana di Trieste e il rabbino capo. Questo per manifestare la solidarietà di Confindustria nei confronti degli ebrei che ci sono a Trieste, città dove c'è la risiera di San Sabba. Ecco, vedete, ieri ci sono tante responsabilità in questa crescita dell'odio antisemita, e devo dire che anche l'atteggiamento del Vaticano è stato un atteggiamento, secondo me, veramente discutibile. Se leggete oggi la cronaca sui giornali della telefonata tra il Papa che cerca ormai di diventare un mediatore di pace apparentemente, in realtà finisce per avvallare le posizioni più estreme dell'Islam parlando direttamente con l'Ayatollah Khamenei in Iran, dove vengono date per condivise una serie di affermazioni pesantemente anti-israeliane, anti-ebraiche. Ecco, io penso a Giovanni Paolo II quando andò per primo nella grande sinagoga di Roma e chiamò gli ebrei i nostri fratelli maggiori. Quanto distanti siamo da quel tempo lì? Mi permetto di dire, non lo so se l'abbia fatto di nascosto, ma ho visto che anche il nostro vescovo di Trieste, io non conosco, però ritengo sia una santa persona, come primo gesto che ha fatto arrivando a Trieste è andato a incontrare i musulmani nella moschea. Non mi risulta tutt'oggi che sia andato nella sinagoga, ma comunque ci sarebbe dovuto andare adesso per esprimere oggi la solidarietà agli ebrei di Trieste, magari facendo. C'è un'immagine molto potente, che è un'iniziativa proprio del nostro nuovo vescovo, questa immagine delle tre religioni, quindi del vescovo con il rabbino capo e con il presidente della comunità musulmana a Trieste, che pregano in silenzio sul Molo Audace. È stata questa manifestazione molto... Io ammiro molto le prediche in silenzio. No, ma preferirei delle parole chiare dette soprattutto dal responsabile e i capi della comunità musulmana, ecco, perché in questo momento serve tutto tranne che il silenzio. Una presa di distanza, insomma. È una presa di distanza, ripeto, poi una visita in questo momento nella sinagoga di Trieste ancora non l'ho vista, francamente. Magari il Molo Audace, essendo audace, è più consono ad una situazione che viene valutata così dalla Curia, io non mi mischio. Le valuto laicamente, nella città della risiera io credo che in questo momento i segni contano più delle parole se sono fatti nella maniera giusta. Ecco, ieri il Papa si è trovato, insomma,
è stato raffreddato per circa mezz'ora, nel momento in cui ha ricevuto i rappresentanti della comunità ebraica italiana, guidata dal rabbino di Segni, ma si è ripreso subito dopo per incontrare un gruppo di siciliani e successivamente 700 ragazzi nell'aula Nervi del Vaticano. Quindi è stato un malore temporaneo, solamente quando doveva parlare con le rappresentanti israeliane, probabilmente avrebbe disturbato le sue relazioni in questo momento indiscutibili e non commentabili, perché sono scelte del Vaticano. Comunque tutto questo contribuisce ad alimentare un sentimento anti-ebraico che in qualche maniera anche nel passato, attraverso nella Chiesa di noi cattolici, abbiamo avuto qualche responsabilità. E quando abbiamo intervistato proprio il rabbino capo Meloni qui a Trieste, appena accaduto il terribile attentato di Hamas, ci aveva proprio avvertito di questa possibilità della conversione, della solidarietà spontanea, naturale, insomma, del primo momento in atteggiamenti di questo tipo, di quelli che sta descrivendo, insomma, e che assumono proprio i contorni di antisemitismo vero e proprio. Sì, ma ripeto, l'antisemitismo in Europa non è nato adesso, certamente ha trovato adesso un'ulteriore alimentazione proprio per in virtù di questa situazione tragica. La guerra è sempre una tragedia. Certo. Ma non dimentichiamoci, noi parliamo degli israeliani che hanno demolito palazzi, eccetera. Dobbiamo pensare al cinismo delle milizie jihadiste, perché di questo si tratta. Questo è uguale all'ISIS ormai, Hamas, come pure Hezbollah, e questi qui hanno costruito i loro centri di controllo e comando nei sotterranei degli ospedali, dentro le università, nelle palestre, nei centri sportivi, proprio perché immaginano che in questa maniera avrebbero reso complicato un intervento militare, ma soprattutto, lo hanno dichiarato, il sangue di tutti quei civili, di quei bambini, avrebbe accresciuto l'odio contro Israele. In realtà le cose sono andate così, ma pensiamo ad una cosa: se non ci fossero stati i bombardamenti americani su Amburgo, su Dresda, su Monaco, su Hannover, che hanno praticamente raso al suolo mezza Germania, su Berlino, ecco, probabilmente il regime israeliano non sarebbe mai caduto. Lo stesso vale per, non dimentichiamoci, quando furono sganciate due piccole bombe atomiche, una a Hiroshima e una a Nagasaki, no? Altrimenti la guerra con il Giappone sarebbe durata 3 anni, con ben altro numero di vittime. Ecco, quindi dobbiamo pensare che la guerra è una tragedia, ma la guerra è uno strumento inevitabile se si vogliono difendere un insieme di valori. Nella seconda guerra mondiale c'è chi ha combattuto per la libertà contro il nazismo, contro il fascismo. Non dimentichiamoci anche delle nostre responsabilità antiche, come anche come italiani, le leggi razziali, le liste degli ebrei da deportare a Trieste come a Roma, proprio gliele davano gli italiani. Ecco, quindi non dico che dobbiamo avere per sempre un senso di colpa, ma una memoria dobbiamo pur conservarla. E questo, insomma, forse il senso poi delle celebrazioni, delle giornate, no? della memoria, che sì, però a noi piace magari celebrare, infatti. Sì, a noi piace celebrare gli ebrei morti, facciamo molta più fatica a difendere gli ebrei vivi. Allora, grazie, ringrazio il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, per essere stato con noi e per aver commentato così la situazione internazionale di questo momento così delicato. Grazie, e torni presto a collegarsi con noi. Grazie, buona giornata a voi e shalom. Shalom, grazie, grazie, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.
Telespettatori Telequattro, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Sabato abbiamo già fatto richiesta per giocare a Fontana Fredda. Il Rocco va rifatto subito, abbiamo bisogno dell'ok del comune per far partire i lavori. Così il direttore sportivo della Triestina, Morris Donati, ieri sera al Caffè dello Sport, dove la notizia del probabile nuovo esilio dell'Unione è stata data in anteprima. E vogliamo che il campo si rifaccia già domani. Com'è la situazione del campo dopo l'ultima partita? Perché noi abbiamo visto saltare le zolle, abbiamo visto le strisciate in mezzo al campo, poi tra l'altro è piovuto in più occasioni e quindi non so gli ultimi aggiornamenti, diciamo così. Siamo stati anche oggi sul campo, il campo è in una situazione, sì, si può giocare, ma è sempre una situazione critica, è al limite del giocabile. Domani sicuramente giocheremo a Rocco. E fra 5 giorni abbiamo un'altra partita in casa e secondo me il manto erboso non tiene per 2 partite di fila. Quindi c'è anche il test della doppia partita in una settimana che metterà a dura prova la situazione. Ecco. È anche vero che noi sabato stiamo spingendo per andare a Fontana Fredda a giocare. Ah, ok, questa è la novità. Anche se la Fontana Fredda, c'è anche loro hanno una partita e dobbiamo vedere come organizzarci, se possiamo andare o no. Quindi la Triestina sta spingendo per andare a Fontana Fredda, sì, a giocare sabato. Assolutamente, sì. Donati, se si dovesse decidere, ok, rifacciamo il campo. Che cosa significa, visto che avete sentito diverse aziende, da un punto di vista di tempistiche? Io non sono un grande tecnico, non sono quello che mi occupa in prima persona di queste, certo, cose. Sappiamo che dal giorno che cominciano i lavori sul campo, il campo ha bisogno dalle 6 alle 8 settimane. Dalle 6 alle 8 settimane, quindi dal mese e mezzo ai 2 mesi. Sì, quindi, 2 mesetti. Quindi 2 mesi per essere sicuri, diciamo per così. Per essere sicuri, 2 mesi. Quindi, diciamo così, se si iniziasse ora, si va a gennaio. Qualcun altro, chi non è stato ringraziato nel comunicato del Presidente della Zona, ovvero il Comune, vorrebbe invece la botte piena e la moglie ubriaca, quindi giocare tutta la stagione in un campo che i protagonisti dicono che non si può giocare e poi rifarlo dopo giugno, dopo i famosi concerti. Evidentemente è una situazione che non si può portare avanti. No. Noi vogliamo giocare nella nostra casa perché abbiamo uno stadio importante, siamo un club importante e vogliamo tornare il prima possibile a giocare su un manto erboso importante del Rocco. Per poterlo fare abbiamo bisogno di fare i lavori, di cominciare subito e abbiamo bisogno di 2 mesi, quello che è, per averlo. E il sindaco di Piazza ha dato informalmente l'ok all'avvio dei lavori per il rifacimento immediato del manto erboso del Rocco stamani a Sveglia Trieste, rispondendo all'appello del direttore sportivo Donati, appunto. Questo è il test effettuato questa mattina sul manto erboso dello Stadio Rocco. Il pallone è gettato in alto, cade a terra e non rimbalza su un campo martoriato dal maltempo e dalle piogge. Il campo del Rocco va rifatto subito, ci sono i fondi dalla regione e le ditte specializzate sono pronte. E il messaggio ribadito ieri sera al Caffè dello Sport dal direttore sportivo della Triestina Donati, dopo le parole nero su bianco del presidente dell'Unione Rosenzweig. Serve però l'ok del comune di Trieste perché l'impianto ovviamente è comunale e in questo senso stamani a Sveglia Trieste è arrivata l'apertura del primo cittadino Roberto Di Piazza. Oggi gioca la Triestina in Coppa Italia, poi ci sarà sabato la partita di campionato. Triestina che sta andando molto bene, fra l'altro. Rimane il problema forse dello Stadio Rocco, no? Che comune proprietario dell'impianto farà partire i lavori? La regione gli ha messo a disposizione 1.300.000 euro e la Federazione Italiana Gioco Calcio con Hermes Canciani faranno un ottimo lavoro. Loro pensano di farlo subito, se hanno i progetti, se hanno le cose, che facciano subito. Quello che va bene a loro, che sia chiaro, va bene a me. Viva la Triestina, viva Trieste, no? Quindi se si può partire subito, si parte subito. Quello che vogliono fare, per quello che mi riguarda, siamo a disposizione. La Questura negli ultimi 2 mesi ha emanato 32 provvedimenti di prevenzione anticrimine, tra questi anche 10 DASPO urbani nei confronti dei responsabili di alcune violente risse in centro città.
Linea dura del questore Ostuni contro le violente risse degli ultimi mesi nel centro cittadino. Sono stati emanati 10 DASPO urbani nei confronti dei responsabili di 2 episodi in particolare. 6 provvedimenti hanno colpito i partecipanti alla rissa della tarda serata del 27 settembre in piazza Oberdan, in cui 2 gruppi di cittadini stranieri si sono reciprocamente aggrediti con calci e pugni fino all'arrivo della squadra volante. Altri 4 invece a carico di 3 ventenni, uno di origine albanese e 2 costruttori, che sono stati arrestati in piazza della Borsa nella notte del 29 ottobre per aver aggredito senza motivo diversi passanti, tra cui anche agenti di polizia liberi dal servizio. Gli eventi, ha spiegato il questore, hanno generato grave allarme sociale, essendo accaduti in pieno centro cittadino, interessato da flussi costanti di residenti e turisti. In totale sono stati 32 i provvedimenti di prevenzione emanati dalla questura a cura della divisione anticrimine, a carico di persone che hanno evidenziato pericolosità sociale. Altri 3 DASPO hanno colpito 3 tifosi della Triestina e del Piacenza per comportamenti pericolosi durante la partita tra le 2 squadre. 3 i fogli di via con divieto di ritorno a Trieste per 3 anni, 1 al responsabile di alcuni furti in città e 2 agli autori di una truffa, un'anziana di Opicina, arrestati in flagranza dalla squadra mobile. Infine sono stati firmati 7 avvisi orali per i responsabili di reati contro la persona e sono stati elaborati 8 ammonimenti per violenza domestica e 1 per stalking. Ora dovremo essere collegati con la sala operativa della polizia locale. Sentiamo chi c'è che ci sta aspettando. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi, ispettore capo Leonardo Roberto. Dunque, i miei colleghi smontanti mi hanno detto mattinata intensa, ma nella norma, okay. Tutto sommato. Per il pomeriggio l'unica cosa che voglio segnalarvi, c'è una cosa che non riguarda la viabilità ordinaria, che è la solita campagna amica in piazza Vittorio Veneto, mentre una cosa che riguarda la viabilità ordinaria, ma comunque abbiamo il nostro personale sul posto, l'incontro di calcio tra la Triestina e il Renate alle ore 16:15, ma comunque il nostro personale sul posto. Per il resto, altre cose che riguardano la viabilità ordinaria, nella giornata di oggi proprio non avrei null'altro da segnalarvi. Grazie ispettore, buona giornata. Niente, si figuri, buona giornata a voi. Grazie, buon lavoro. Allora, lo squarcio sul Mole Audace causato dalla mareggiata dei giorni scorsi non è che un ulteriore elemento che conferma la devastazione del maltempo a Trieste. Operai al lavoro per il ripristino del molo, così come a Sistiana per la rimozione dei tronchi dalle spiagge. Il sindaco ribadisce la volontà di sistemare i topolini entro la primavera del prossimo anno. La pioggia a singhiozzo caduta oggi ha rallentato in parte l'opera di rilievo e sistemazione da parte degli operai al lavoro sul Mole Audace. Che la pioggia cada a novembre nulla di strano, ciò che invece è inedito e per certi aspetti anche impressionante è lo squarcio creato dal maltempo proprio sul Mole Audace. Il già Molo San Carlo è stato ferito nella sua parte terminale. Gli operai incaricati dal demanio con l'utilizzo di alcuni mezzi hanno avviato la rimozione dei masegni che si sono staccati. Il passo successivo sarà rimettere in sesto la punta del molo. Ma il tempo, che come già largamente documentato, ha provocato i maggiori disagi a banchine e spiagge, queste ultime coperte di rami e tronchi trasportati dalle forti correnti. A Sistiana, oltre alla distesa di legname a ridosso delle imbarcazioni, è ingente il lavoro da compiere per la rimozione dei detriti trasportati, per cui proprio stamane era già operativa una squadra con mezzi e olio di gomito. Tornando a Barcole, il sindaco di piazza ha ribadito la sua volontà di ripristinare la zona di balneazione entro la primavera del prossimo anno. Almeno i topolini, afferma, uno dei punti, assieme a tutto il lungomare Benedetto Croce, dove è evidente i disagi siano i più rilevanti. Io devo assolutamente arrivare al 1° maggio, mi segue, che a consegnare ai triestini almeno i topolini, no? Nel senso che è veramente un disastro. Addirittura le ringhiere in acciaio sono piegate in 2, ma no, non pensavo mai di vedere una roba simile. Adesso dobbiamo lavorare, c'era anche naturalmente Riccardo Riccardi, c'era Michele Babudra, c'erano tutti. Il mio problema è risolvere il problema di chi è il Mole Audace, per tornare a te. Chi deve fare Mole Audace, no? Non è il comune, è il demanio. Bene, allora mettiamo in moto il demanio, troviamo le risorse. Ho telefonato anche all'amico Paniccia, presidente di Fondazione CRT, vediamo se mi aiuta, in maniera che dobbiamo partire subito, cioè prima di Natale qua bisogna partire. Nei giorni scorsi non era possibile riprendere o fotografare dal mare i danni provocati dalla mareggiata. Con l'esaurirsi dell'ondata di maltempo è stato possibile documentare uno di questi, vale a dire la caverna
apertasi sotto la strada poco dopo il bivio di Miramare. Ecco la caverna che è stata scavata dalla forza della mareggiata di Ribeccio sotto la strada al bivio di Miramare. Uno squarcio profondo oltre 2 metri che mette a serio rischio statico la strada e il marciapiede sovrastante. Si spiega così in modo chiaro il perché dell'interdizione dei mezzi pesanti e in particolare dei pullman di turisti dall'area della strada che va dal bivio alla zona del castello di Miramare. Istituito un doppio senso di marcia alternato solo per auto e mezzi a 2 ruote che vengono fatti passare sulla carreggiata di destra, cioè quella che non passa sopra alla porzione di massicciata di Velta. Evidenti i rischi di ulteriori potenziali crolli verso il mare. Dall'enorme buco emergono anche le tubazioni dei sottoservizi rimaste allo scoperto dopo il crollo. Prima la conta dei danni, poi la richiesta al governo di ristori attraverso la figura commissariale che verrà rappresentata dal presidente della regione Fedriga, così l'assessore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi durante il sopralluogo a Barcola. Dai sopralluoghi odierni a Barcola e Muggia, l'assessore regionale con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi intende, assieme agli specialisti, raccogliere tutte le informazioni propedeutiche poi ad avere un quadro complessivo e quindi richiedere al governo i fondi per l'emergenza per poter quindi ricostruire non solo risorse ma anche competenze. Intanto raccogliamo i danni, la stima dei danni, e chiederemo ai comuni di raccogliere tutte queste informazioni, le distingueremo tra danni al patrimonio pubblico, danni al patrimonio privato, e poi saremo in grado di capire qual è la dimensione, quali sono le caratteristiche, quali sono le tipologie di opere da mettere in campo. Poi bisognerà condividere col Dipartimento Nazionale se ci sono le condizioni dell'emergenza, perché l'emergenza nazionale giustifica la possibilità di ristoro anche per eventuali danni al privato, cosa che altrimenti non sarebbe consentita. Poi bisogna capire, oltre alle risorse, ai danni e alle eventuali risorse disponibili che potranno arrivare dal governo, l'altro aspetto che non è banale, chi fa le cose e soprattutto con che poteri li fa. Il tutto in una gestione che, se segue l'iter già consolidato, vede nel presidente della regione Massimiliano Fedriga la figura commissariale preposta. La procedura di solito determina la gestione commissariale in capo al presidente della regione. Poi, Presidente della Regione con la sua organizzazione, su ordinanze di protezione civile con dei poteri derogati. Questa è una delle cose che sono sempre state applicate e devo dire hanno sempre garantito un esito positivo. Le forme a disposizione ci sono, il problema è capire quanto il governo riconosce che questa possa essere un'emergenza nazionale, e noi potremmo chiedere questo nella misura in cui vedremo i numeri e vedremo le fattispecie. La segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti ieri ha presentato i componenti della nuova segreteria regionale. Il coordinatore sarà il consigliere regionale Roberto Cosolini, dell'organizzazione Tesseramento si occuperà Lucia Giurissa. Delega alla sanità per Nicola Delli Quadri, già direttore generale dell'azienda sanitaria triestina, responsabile lavoro e attività produttive Valentina Francescone. Gli enti locali andranno ad Alessandro Venanzi. Pari opportunità ad Anna Paola Peratoner, delega per la cultura e la montagna Marco Kreigero, politiche migratorie e immigrazione a Linda Tomasinzig, sindaca di Gradisca di Sonzo. Si occuperà dei circoli l'avvocato Lorenzo Presot, infrastrutture e pianificazione territoriale toccano a Maria Grazia Santoro, già assessore regionale a infrastrutture e territorio. Diritti e sociale per Laura Famuliari, vicepresidente del Consiglio Comunale di Trieste, riforme Gloria Favret. Saranno invitati di diritto Valentina Repini, coordinatrice componente slovena del Friuli Venezia Giulia, Salvatore Spitaleri, membro della Commissione Paritetica Stato Regione FVG e Diego Moretti, capogruppo PD in Consiglio regionale. Nuova tegola per l'asilo 1000 bimbi di via dei 1014 a Trieste. Una perdita al sistema di riscaldamento ha comportato il trasferimento da domani degli alunni dell'istituto in 5 plessi scolastici, gli stessi che avevano ospitato i bambini quando alla 1000 bimbi furono trovati dei topi nelle aule.
Non c'è pace per l'asilo Mille Bimbi di Via dei Mille al Civico 14. La tegola che questa volta ha colpito la scuola è il guasto del sistema di riscaldamento. Il personale ha difatti notato una perdita dall'impianto, incidente che ha comportato la necessità di un nuovo trasferimento degli alunni in altri plessi scolastici, ovvero gli stessi che già qualche settimana fa avevano ospitato i piccoli dopo il rinvenimento di topi all'interno della Mille Bimbi. Le cinque strutture, già comunicate alle famiglie, sono gli istituti Camillo Cromo, Sorelle Agazzi, Borgo Felice, Scuola del Sole e Stuparic. Oggi l'asilo di Via dei Mille è rimasto aperto, da domani invece scatteranno i trasferimenti momentanei. La riparazione del guasto, ci ha comunicato telefonicamente l'assessore comunale ai servizi educativi Maurizio De Blasio, è ancora da valutare. Entro domani sarà data contezza dell'entità del danno, che da una prima valutazione non è questione da poter risolvere in giornata o in tempi strettamente serrati. In una nota inviata dalla direttrice del servizio scolastico municipale viene chiesta alle famiglie ancora un po' di pazienza per questo ennesimo disagio, certi di poter confidare nel buon senso e nella collaborazione di tutti. L'intervento di manutenzione, difatti, non sarebbe compatibile con la presenza dei bimbi all'interno della scuola. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, quando torniamo ancora parecchi servizi da farvi vedere. Rientriamo in studio. Entro la prossima estate un capannone da 7.000 metri quadrati sorgerà sul piazzale del canale navigabile. Parisi ha acquistato la maggioranza di Sea Metal ed incrementerà la propria attività di logistica. Il gruppo Parisi ha acquistato la maggioranza di Sea Metal, azienda leader nelle attività di sabbiatura, verniciatura e manutenzioni, nata nel 2010 dalla cessione del ramo di azienda della Ortolana S.p.A. La famiglia Radina ha ceduto a Parisi circa il 52% delle quote e l'usufrutto di un altro 40%, mentre l'8% circa resta in mano a Piero Tortora, amministratore unico della società. La Sea Metal era balzata agli onori delle cronache la scorsa estate, quando uno sciopero aveva bloccato l'uscita dai piazzali situati a ridosso del canale navigabile di Zaule dei motori Barzila, dopo che l'azienda finlandese aveva annunciato la chiusura dello stabilimento di produzione di motori a Bagnoli della Rosandra. Entro la prossima estate, proprio su quell'area, sorgerà un magazzino da 7.000 metri quadrati con un altissimo tasso di automazione e caratteristiche green, con un investimento di 6 milioni di euro circa. Il magazzino da 4.000 metri quadrati in dote all'azienda verrà utilizzato dal gruppo Parisi per incrementare le attività di logistica, ben lanciate nei primi mesi del 2022 con l'arrivo di Mitsubishi Electric nella vicina via Caboto. Proprio questa attività potrebbe espandersi con ulteriori magazzinaggio di condizionatori d'aria destinati al centro e sud Europa, materiale che arriva via mare grazie al molo settimo del porto di Trieste e riparte per lo più via camion dalla zona industriale di Trieste. Nel capannone verranno mantenute competenze e attività per sabbiature, verniciature e metalmeccanica legate al porto. Rivediamo adesso la cerimonia che ieri nella sala del Consiglio Comunale ha conferito la civica benemerenza ai caduti del 5 e 6 novembre 1953. Il sindaco ha consegnato medaglia e diploma nelle mani del presidente della Lega Nazionale Paolo Sardo Salbertini. E grazie a questi meravigliosi ragazzi. È stato il presidente della Lega Nazionale Paolo Sardo Salbertini a ricevere dal sindaco Roberto Di Piazza la civica benemerenza ai caduti del 5 e 6 novembre del 53 nel 70° anniversario. Autorità, associazioni e parenti delle vittime erano presenti oggi nella sala del Consiglio Comunale alla cerimonia in memoria di Pietro Addobbati, Erminio Bassa, Leonardo Manzi, Saverio Montano, Francesco Paglia e Antonio Zavadil, definiti ultimi martiri del risorgimento italiano, ma non solo. Ecco, io mi sono permesso di evidenziare come ultimi martiri del Risorgimento si riferisse alla vicenda dal punto di vista nazionale. L'Italia, con il rientro di Trieste, completava il processo risorgimentale. Oggi ricordiamo quella stessa vicenda dal punto di vista di Trieste. Trieste, con il loro sacrificio e il successivo 26 ottobre, concludeva l'irredentismo. Quell'irredentismo giuliano che aveva visto per la prima redenzione i nomi di Slatper, di Stuparic, di Nazario Sauro e tanti altri, per la seconda redenzione vede i nomi di questi caduti. E questo atto di oggi esprime proprio il ringraziamento della città.
Il sindaco ha voluto anche replicare a chi lamentava la collocazione nella zona di via Capodistria, piuttosto decentrata, del monumento a Norma Cossetto e ha accolto la richiesta del presidente Sardo Salvertini di realizzare un altro cippo a lei dedicato nell'area della foiba di Basovizza. Naturalmente è sempre un'emozione ricordare questi ragazzi, abbiamo qua anche naturalmente i fratelli e il nipote, per cui sai, fare il sindaco di questa città per queste cose è un'emozione. Dopo naturalmente abbiamo le solite polemiche, oggi uno scrive sul giornale che non dovevamo mettere la Norma Cossetto. Io dico che dovevamo mettere la Norma Cossetto, dopo non ha importanza dove, dovevamo fare il monumento alla foiba, dovevamo mettere i 350.000 esuli in piazza Libertà, queste sono le cose che abbiamo fatto, prima nessuno si era mai ricordato di questo. Sport adesso, la guardia italo-argentina della pallacanestro Trieste Figlioi ha fatto il punto sugli obiettivi stagionali della squadra dopo la vittoria nel derby contro Udine. Secondo me, io non sono molto d'accordo che ci sono diversi punti di competizione. Come la vedi? Secondo me noi dobbiamo competere per fare il nostro, competere indica fare il nostro meglio. Il vincere è una conseguenza del meglio che riusciamo a fare noi, no? Noi non possiamo iniziare già pensando di vincere se non vinciamo con noi stessi. Quindi è una competizione per noi e dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Poi, se saremo più bravi degli altri, vinceremo. Il fatto di competere già presupponendo di andare a vincere qualcosa... Dici, rischi non di siamo parte umili, reale, rischi di non metterti siamo, un peso sulle sì, spalle. Non siamo umili, ci carichiamo di pressioni e niente, no, non si può sapere. Ovviamente quando si fanno grandi squadre c'è la speranza, però vivere la giornata, lavorare il meglio che si può tutti i giorni, non ha senso andare a pensare cosa sarà a giugno o maggio, dobbiamo cercare di fare il nostro meglio tutti i giorni. E poi se riusciremo a essere più bravi degli altri vinceremo. Certo, quindi tutto insomma un messaggio anche, dici, per che queste aspettative non rischino di strozzarti. No, vince uno solo il campionato, o nel nostro caso ne seguono due, vincono due, le altre perdono tutte. Non si può vivere con l'unico obiettivo di fare il risultato, nella mia filosofia, per dirle così, il modo di pensare che ho vissuto. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro meglio tutti i giorni per cercare di vincere, però contro quello che possiamo essere noi, non contro gli altri. Prima di salutarci abbiamo ancora un minuto abbondante per farvi vedere la pagina online del Corriere della Sera. Vi segnalo tra le prime notizie che si possono scorrere un articolo di Alberto Brambilla dedicato alle pensioni. Le nuove regole hanno peggiorato la Fornero, requisiti inaspriti e tagli, l'analisi, questo appunto si legge per quanto concerne le pensioni. Poi ci sono anche gli scontri fra gli ultra milanisti e i tifosi del Paris Saint-Germain. Penso che la partita sia oggi, se non mi sbaglio. E poi ci sono anche delle curiosità, come per esempio il primo discorso della corona letto da Re Carlo III. Dunque, vi do l'appuntamento alle ore 18 con Trieste in diretta e poi alle 19.30 per quanto concerne l'edizione serale del nostro telegiornale. Vi ricordo anche che poi c'è l'approfondimento, quest'oggi sarà con noi il nostro vice direttore Ferdinando Avarino. È tutto, passate un buon pomeriggio, noi ci vediamo alle 18 con Trieste in diretta e alle 19.30 con il telegiornale.